Proprio di YouTube, sempre NeoGeo82, sempre Shion, altra sfida tra packaging. Questa volta due giochi, uno di recentissima uscita, cioè The Elder Scrolls Skyrim, e il suo predecessore, uscito un paio di anni fa, ma sempre nella stessa generazione, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Sfida fra packaging, quindi una sfida tra le scatole, non per i giochi, ma solamente delle scatole. Allora, come vedete, queste sono le due versioni PC. Una, questa lo comprai retail, comunque l'ho comprata quando uscì Oblivion, appunto. Questa invece mi è arrivata da Amazon UK qualche settimana fa, la settimana scorsa. Allora, prima di tutto, gli Elder Scroll, come vedete, hanno un tema che ricorre nelle loro copertine, cioè riassemblano in un certo senso dei libri. Vedete, sembra questa qui, Oblivion, sembra la copertina di un libro che si intitola Oblivion, di un bel vecchio libro tipo medievale. Vedete benissimo, cioè riassembla un po' il legno, sembra di vedere una copertina appunto di legno col simbolo dei portali di Oblivion, che poi nel gioco è il simbolo che richiama l'arte dell'evocazione. Vediamo qui, vabbè, un attimo le scritte. Di servizio, vabbè, abbiamo qui questa. A me piace tantissimo, piaceva tantissimo questa cosa, cioè PC DVD messo così in un angolino in modo da non disturbare troppo la copertina. Il PEGI 16 e vabbè, i nomi sono Bethesda, Bethesda e 2K. Bello, mi piace molto la copertina bianca, mi piace molto anche il fatto che abbiano usato un case, un DVD case trasparente, in modo da dare più continuità, no? Alla copertina bianca e trasparente. E dietro abbiamo il retro, beh, sempre, insomma, come al solito i retro di solito sono molto canonici, rare volte vediamo cose particolari, beh, in questo caso abbiamo la nostra guardia di Oblivion tipica qui dietro, i classici tre screenshot che fanno vedere tre scene di gioco differenti e le scritte di servizio e via dicendo, i vari loghi. E passiamo subito a Skyrim, tanto adesso poi facciamo poi un confronto abbastanza diretto. Questa è una copertina, come vedete, quasi completamente nera. Mi si vede anche il riflesso, se lo vedete bene, tipo Lars von Trier. Vabbè, comunque, anche qui abbiamo, non so, non si vede molto, soprattutto da questa telecamera, ma anche questa copertina, malgrado sembri completamente nera, non è semplicemente un nero, è semplicemente richiama anche questa la copertina di un libro. Con, vabbè, sempre la scritta nella stessa maniera, impostata nella stessa maniera, cioè Elder Scrolls scritto in alto e il titolo del gioco in particolare scritto in basso. Quindi a questo punto abbiamo Skyrim, molto bella la scelta secondo me dell'argento su nero, sta sempre molto bene. E come dicevo prima, questa copertina riassembla anche lei una copertina di un libro. Il problema però è che secondo me è troppo scuro. Infatti, come vedete, già in questa telecamera si fa fatica, molto fatica a vedere. A occhio nudo comunque è più facile, ma si fa fatica anche lì. Vedete un po' di, ecco qui, guardate, queste scrostature, se dovrebbero essere le scrostature, no, della copertina del libro, ma si vedono molto poco, come potete anche constatare qui dalla telecamera. Quindi sì, ci sono delle decorazioni fatte sul nero, ma sono veramente molto difficili da distinguere. Avrei preferito che magari fosse un pochettino più in rilievo questa cosa. Cioè, non male la scelta del nero e argento, però le decorazioni non si vedono. Poi una cosa che io boccio sempre è questa cosa orrenda, il Games for Windows Live. Come dicevo prima, io preferisco le informazioni così ristrette quassù in modo che la copertina non venga disturbata, no? Da queste scritte. Invece qua abbiamo proprio sto banner, chiamiamolo banner, che va proprio a coprire una parte consistente della copertina, e la cosa non mi piace. Il PEGI qua di sotto, 15, è diminuito rispetto a Oblivion, non si sa perché, e solo Bethesda, perché 2K non pubblica più questo gioco, almeno non so, forse in Italia, non saprei, ma sicuramente non c'è UK qui.
Il retro, anche qui molto canonico, non abbiamo la figura forte della guardia come in Oblivion, abbiamo più un bel paesaggio, altri tre screenshot, nulla di che, insomma, il dietro abbiamo questo bianco, no, imperante del cielo, no, non male, i vari premi, vabbè, insomma, queste sono cose abbastanza inutili. Quindi se devo fare un confronto tra le scatole così viste semplicemente tra le scatole e le copertine, direi che Oblivion è quella, secondo me, più curata, proprio per il fatto che quella di Skyrim è più c'ha queste decorazioni che proprio non si vedono, insomma, è un po' troppo scura. Passiamo un attimo dentro e abbiamo, beh, il DVD Oblivion, bello, molto bello, richiama completamente la copertina, bello, con il titolo sempre qui, Oblivion e The Scroll, e il simbolino del portale di Oblivion sempre qui. Poi abbiamo il manuale, buono, bello, bello, bel manuale, è comunque a colori, anche se non sembra, sembrava monocromo ma in realtà è a colori. E beh, dai, è comunque un manuale, diciamo, standard, ecco, insomma, il minimo sindacale. Skyrim, DVD, anche qui niente da eccepire, ci sta benissimo il logo messo qui di fianco, perché la forma romboidale si sposa bene con il cerchio del DVD, il titolo qua sotto, va bene, su tutto nero, ok. Un altro appunto, però, sempre sto Game for Windows Live in mezzo alle balle, che rovina, secondo me, sempre un po' la copertina. Manuale di Skyrim, direi che è una vera, completa delusione, scusatemi. Questo manuale riprende la copertina qui, ma guardatelo in confronto a quello di Oblivion. Scusate, ma la metà, neanche. Cioè, niente, è un foglio. Sono tre fogli. Sono a colori, quindi ci sono gli screenshot a colori e tutto il resto. Però, cavolo, un librettino così. Cioè, io pago la versione retail e te mi dai questo librettino così piccolino. Cioè, è molto, molto meglio da questo punto di vista Oblivion. Oblivion sicuramente offre almeno, cioè, un manuale, diciamo, adesso non sarà un manuale fantastico, però almeno è un manuale, non sono quattro fogli messi lì a caso. E poi adesso passiamo all'altra cosa che c'è in entrambe le versioni. In realtà ho scoperto che in Skyrim non tutte le versioni PC in vendita di Skyrim hanno la mappa, quelle di Amazon sì, e quindi adesso posso fare il confronto fra le due mappe. Adesso magari le apriamo. Eccoci qua, le cartine. Abbiamo prima quella di Oblivion. Adesso non so se purtroppo non riesco a inquadrare bene tutta quella di Skyrim perché è molto grande. Comunque potete già notare da qui che la cartina di Oblivion è molto più piccola di quella di Skyrim. E, diciamo, adesso è una cartina patinata. La mappa così è tutta patinata, quindi è tipo, non so, rivista, no? Tutta un po' plasticosa. E bella, insomma, adesso lì non è ricca di particolari, ci sono giusto le città, adesso un attimo facciamo vedere, ecco, tipo le cose più accurate, insomma, fatte con più cura, sono tipo le rappresentazioni delle città, soprattutto di Imperial City, insomma, quella più grossa. Questa era, come sappiamo, è la mappa di Cyrodiil, la nazione centrale l'universo di Skyrim, di Tamriel. Insomma, una cartina, insomma, fa sempre piacere avere queste cartine qui nei giochi, nei packaging. Dietro abbiamo, se rigiriamo la cartina, abbiamo questa cosa qui, insomma, non si capisce bene cosa dovrebbe rappresentare, sembra del legno. Insomma, è un retro che non dice molto, sinceramente, è solo del legno, quindi se non è un poster che potete applicare, perché molte volte in questi giochi di solito regalano queste cartine, ma che possono trasformarsi in poster. Qui invece non abbiamo nulla di strano, e questa invece è Skyrim. Allora, prima di tutto, da notare la differenza del materiale. Non si vede bene la telecamera, però vi posso assicurare che il materiale, insomma, la carta con cui è fatta è più ruvida, ha delle piccole venature,
Sembra un po' la carta, a me ricorda molto i sacchetti delle patatine rustiche, non so se avete presente, però sì, ecco, è una bella grana questa carta, in modo da praticamente far finta, da far sembrare questa carta fatta di vera pergamena. In realtà è un cartone, è una carta abbastanza spessa, quindi come materiale molto meglio della carta patinata di Oblivion. Il disegno, a me piace più di quello di Oblivion. Quello di Oblivion è molto più stilizzato. Qui abbiamo invece dei bei disegnini delle montagne, insomma, nulla di trascendentale, nulla di particolarmente grosso, cioè, di fantastico, però dai, è un pochettino più curato secondo me di Oblivion. Anche se non ci sono le rappresentazioni delle città, lì fatte appunto come se fosse una cartina, ma semplicemente dei simboli, tipo White Run o l'altra, insomma, molte altre sono tipo i simboli delle città e non la riproposizione delle città stesse. Dietro invece di avere il legno, non abbiamo assolutamente niente, perché è tutto vuoto, però sicuramente secondo me è una cartina molto più, è una mappa molto più apprezzabile, di quella di Oblivion. Sicuramente fatta con molta cura, c'è questo materiale che è molto più carino, che richiama molto le pergamene e niente, quindi come cartina sicuramente io prediligo, comunque premio quella di Skyrim su quella di Oblivion. Benissimo, quindi per riassumere questo scontro abbiamo detto che, almeno io ho detto, ho ritenuto che a livello di semplice copertina delle scatole la migliore sia Oblivion. Come DVD più o meno siamo pari, io direi che comunque è sempre comunque meglio quello di Oblivion perché non ha questo cavolo di banda con scritto sopra Games for Windows e cavolate simili. Come manuale direi promosso a pieni voti Oblivion, perché questo è un manuale che si può chiamare manuale, mentre quello sono due fogli in croce. Come cartina invece ho preferito quella di Skyrim piuttosto che quella di Oblivion, quindi diciamo che l'unico punto che si piglia a Skyrim è quello della cartina. Come packaging, quindi sicuramente Oblivion vince questa sfida. Poi come gioco lascio a voi decidere quale sia meglio, ma sicuramente secondo me nelle versioni PC il packaging fatto meglio, almeno nel suo totale, è Oblivion. Grazie ancora e ci vediamo la prossima volta.